Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi ho deciso di portarvi un tutorial di una piccola casa veramente molto molto carina. Quindi lasciate subito un mi piace perché so che vi piacerà e non so, consigliatemi nei commenti o comunque scrivetevi che tutorial vorreste di nuovo. E detto questo iniziamo. Ok ragazzi, allora vi ho fatto, come vedete qua, la base in terra brulla, quindi aspettate, mi metto così in modo tale che possiate vedere le misure. Abbiamo 10 di larghezza là in alto, poi scendiamo di 7, andiamo dentro di altri 3, scendiamo di 3 e uniamo, insomma è abbastanza semplice. Ok. Dunque, l'elemento principale di questa casa saranno le assi di betulla, infatti come vedete me le sono già preparate. E andiamo a fare già l'ingresso, quello che sarà l'ingresso principale, qua, con delle scalinate. Bene, mettiamo così. Ok. Perfetto. Poi facciamo qua i pilastri così e uniamo qua con gli scalini. No, aspetta, in questo modo, vediamo se riesco. No, non riesco, perfetto. Quindi facciamo così e uniamo in questo modo. Poi facciamo anche qua, così. Saliamo sempre di 3. E qua uniamo con gli scalini. No, aspettate, scusate. No. No. Questi scalini che mi fanno sempre impazzire. Uffa. Quindi uno. Così. E andiamo a collegare anche là sopra. Perfetto. Ok, quindi andiamo anche qua, facciamo la stessa cosa qua, 2, 3, e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto di là. Ok, poi magari qua per renderlo, non so, più bello, diciamo, potremmo anche fare che 1, 2... Qua ogni due possiamo fare così, che sì, è molto più carino. Quindi anche qua, 1, 2, e questo lo togliamo e mettiamo questo. Perfetto, così è molto più bello. Poi andiamo a collegare anche qua, in questo modo, così come abbiamo fatto esattamente di là. Quindi mettiamo dei scalini qua. No. Perfetto, così è molto bello. Ora possiamo andare a mettere le staccionate. Magari le prendiamo di quercia scura, così almeno le prendiamo le staccionate di quercia scura, così almeno fanno un po' di contrasto. E le andiamo a mettere qua, dove ci sono le finestre. Quindi così, così, così e così. Qua stavo pensando che per renderlo più carino potremmo alzarlo un po', quindi facciamo così, poi qua per alzarlo possiamo mettere gli scalini, sì, così, e qua mettiamo le lingue, no. Ok, così da un po' più, è un po' più bello, diciamo. Ah, qua mi ero dimenticato gli scalini. Ok, poi dato che questa sarà una casa a due piani, qua dobbiamo riempire tutto. Quindi ci vediamo quando ho riempito. Ok, una volta riempito tutto, possiamo salire qua, così, anche di 3. Oh, no, perché non mi fa piacere? Ok, lo dobbiamo fare per tutti,
i lati, così. Ok, e qua. Perfetto. Ok, poi andiamo qua ad abbellire così, in questo modo, dal davanti, e qua alziamo sempre come prima, facciamo, no, eccolo, so che, vabbè. Ok, così, e sarà molto molto bello. Perfetto, poi possiamo andare ad abbellire qua, facciamo così, e così, ok, perfetto, poi qua facciamo così, e riempiamo tutto qua, ok, questo abbellimento mi piace molto, perfetto ragazzi, perfetto, ok. Guardate che bella che sta venendo, mamma mia, veramente stupenda. Perfetto, visto che quindi adesso lo scheletro diciamo che è fatto. No, aspetta, non è fatto. Qua ci siamo dimenticati una cosa molto importante, ovvero le scale. Quindi mettiamole sia di qua che di qua. Ci potrebbero stare così. Vediamo, sì, carini, magari carini se ci mettiamo delle foglie così davanti di quercia, proviamo di betulla così siamo in tema, betulla, vediamo quello di betulla, no, proviamo di quercia, aspetta, cosa è successo lì, chi ti ha detto di rompere? Io lo so, però non lo so. Ok, a posto. Sì, a posto. No, aspetta, ma... Ma ragazzi, ma... si è buggato mai. Ma... ma qua io prima ci avevo messo le scale, ma perché? No, vabbè, ma ragazzi, ma si è buggato mai. Ma è giusto. Oggi è tutto contro di me, ragazzi. Sto registrando questo video da un sacco perché continuano a succedere bug così strane. Ok, così è, sì, dai. Così è, va bene. Ma si può. Ma si può. Vabbè, ci vediamo quando avrò finito, no? È così, mi sembra giusto, sì. Qua, poi, era diverso perché l'ho messo le staccionate. Ok, ragazzi, allora... Credo di aver finito di sistemare tutto, quindi torniamo alle nostre foglie di quercia. Quindi prendiamo anche delle botole, ovviamente, perché è la base dell'abbellimento questo, quindi. Ok, no, ecco, sempre storte tutte quante. Ragazzi, tra botole e scale, veramente, tutti che si piazzano in modo sbagliato, cioè, vabbè. Quindi mettiamolo anche di qua. Così, e facciamo la stessa cosa dall'altra parte, e si sta facendo notte. Ok, quindi facciamo così, e mettiamo le botole, così, no. Così, e così, perfetto, guarda che bello che sta venendo. Ok, poi... Dunque, possiamo decorare un po' ancora queste finestre, sì. Vediamo qua davanti come avevo fatto, qua davanti, così, sì, possiamo lasciarle così, direi proprio di sì, però qua davanti, qua davanti è spoglio, quindi dobbiamo fare una roba del genere, così. No, così no, possiamo metterci delle slab, vediamo. Vediamo di quercia scura sempre. Vediamo, proviamo a mettere queste lastre. No, qua sopra. Così. Sembra tipo giapponese. No, vabbè, neanche tanto. Quindi, sì, ci sta. Mi piace. Qua si passa bene. Ok, aggiudicato.
10 lode. Poi, qua sopra potremmo decorare, quindi sempre con queste slab magari. No, però aspetta, vediamo come ci stanno. Ma potrebbero anche aggiudicarsi, eh? Non lo so, provo a metterlo e vediamo cosa succede. Ok, mettiamole anche sporgenti qua, così. No. Qua ragazzi, non so se farlo continuato o no. Perché in realtà ci starebbe bene anche continuato, per coprire tutto, diciamo. Però, boh, aspettate, proviamo e poi vi dico. Ok, vediamo un po' com'è dentro. Allora, vediamo come possiamo migliorare. Allora, qua, magari, no. Il centro, che è questo qua. No, ma non c'è un centro, vero? Perché abbiamo fatto... Noi possiamo fare i due centri, questi qua. Possiamo o lasciarli aperti, o come potremmo fare delle botole, qui. No, aspettate, possiamo fare un altro modo. Possiamo fare che gli mettiamo delle botole con della luminite. Quindi luminite, grazie, perfetto. E possiamo mettere sopra, non si può. Ah, perché se invece mettiamo direttamente le luminite così, come viene qua sotto? Mi sa che viene meglio perché c'è più luce. Qui qua mettiamo le botole così, perfetto. E sopra possiamo fare, vediamo, ma non è neanche c'è, non si è, cos'è che non va? Ah, ecco, voleva fare il furbo qua, ma non lo farà. No, 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 no. Vieni qua, perfetto. Quindi qua possiamo decorare, perché metterci le botole sopra, no. Possiamo provare a mettere questo, così. Ah no, però vengono... Allora proviamo a mettere le lastre di betulla, vediamo come viene con le lastre di betulla. Così, no. Qua, attaccati qua. Ma perché non... Ah, ma ragazzi, io non lo sapevo, quindi, cioè, non si possono mettere uno sopra l'altro le slab, quelle diverse, mentre quelle uguali sì. No, che brutto. Quindi com'è che possiamo abbellire qua? Facciamo sempre così, vediamo. Poi magari mettiamo, ecco, qua possiamo mettere gli scalini, vediamo un po'. Gli scalini di quercia scura e li possiamo mettere qua, quindi facciamo così, qua mettiamo così. Ah, neanche gli scalini mi fa mettere. Come li possiamo fare, ragazzi? Non lo so, così può essere carino, ma sì, direi di sì. Però non lo so. Possiamo fare così. No, è così. Così, così. E così. Sì. Direi che così ci può stare. Magari qua ci metto questo. No. Ci mettiamo questi due così. Perfetto. Così diciamo che mi piace già di più. Poi ragazzi, vedete voi come fare, se magari volete cambiare qualcosa, però comunque qua la luminite ce la mettiamo, perché se no i mostri spawnano quando è notte. Invece così anche di notte, vediamo se tipo metto qua. Anche se mi metto qua di notte è molto bello, guardate che belle stelle, wow. Ok. Ok, quindi piano superiore come lo possiamo... Ah, ma aspettate un attimo. Però c'è un
piccolo problemino, ovvero che qua dobbiamo ovviamente collegare il piano di sopra al piano di sotto, quindi qua non possiamo, vabbè, possiamo fare semplicemente così, tanto ci sono altre finestre. Qua prendiamo le scale a pioli, eccole qua, le bellissime scale a pioli che possiamo mettere tutte qua così. Così uno qua, no, mettiamo anche qua, così uno qua può. Arriva, no, aspettate che devo fare la scena. Uno qua arriva, yeah, che bello, andiamo giù. Yeah, che bello, andiamo giù, wow, che bello, oh mio Dio, qua c'è da migliorare qualcosa, però per adesso andiamo a migliorare qua su, quindi prendiamo il vetro. Prendiamo il vetro, lo mettiamo qua e riempiamo tutte queste finestre. Ma questo scalino perché è lì? Ci può stare lo stesso? Sì. Non so, mi sa che l'avevo messi per sbaglio, però devo dire che ci stanno bene, quindi aggiudicato anche voi. Allora, qua però voglio migliorare una cosa, perché voglio anche che, vabbè, sì, andare qua da sopra e poi scendere può anche andare bene, però secondo me è bello accederci anche da sotto, quindi mi sa che qua mettiamo, non so, i cancellini. Eccoli qua, magari sempre di quercia scura. Ok, fatto. Poi direi anche di abbellire queste scale, quindi vediamo un po', prendiamo dei vasi, ad esempio, dei vasi e dei fiori. No, io volevo quelli rossi, non ci sono quelli rossi. Ah, perché sono papaveri. Ok, dammi questi bei papaveri che non mi hai dato, maledetto. Quindi possiamo mettere qua i vasi, ecco, no, non possiamo, peccato. Vabbè, e qua mettiamo i papaveri. Mamma mia, che bella che sta venendo questa casa, wow, veramente wow. Mi raccomando, lasciate un like perché è veramente bellissima come casa. E ci può stare bene anche come casa iniziale, perché comunque qua sotto, ecco, non vi ho detto che qua sotto ci sarà una farm, ovviamente. Ovviamente perché lo sapevo io, però comunque qua ci faremo una farm, quindi possiamo prendere la zappa, acqua, vieni qua, perfetto, acquetta mia, quindi mettiamola qua dentro. No, come si fa a svuotare un secchio in creativa? No, non ci credo. Ok, dobbiamo qua di nuovo. Possiamo metterla anche negli angoli, anzi, dobbiamo metterla anche negli angoli, quindi qua via, qua via, anche qua, però qua se uno entra, no, qua no, quindi qua, poi no, e qua ovviamente ci sono questi blocchi perché li avevo messi prima, però ovviamente poi ci sarà, poi ovviamente ci sarà l'erba qua e quindi sarà bello da vedere anche lì sotto, ecco, insomma sarà tutto più erboso, più bello, bellissimo. Fammi uscire, fammi ammirare. Ok, anzi mettiamoci subito il grano. Ok, ciao bel grano, cresci che poi ti devo raccogliere, mi raccomando. Perfetto, quindi da qua poi può arrivare anche la luce per illuminare il grano, perché comunque non volevo mettere della luminite qua, perché poi come si fa, cioè, dai. Quindi, perfetto, qua sotto direi che è anche completato, wow, bellissimo. Veramente bello, bello.
l'unica cosa che mi sta venendo il dubbio è se possono spawnare i mostri, sì. Mi sa che spawnano i mostri di notte però, quindi come risolviamo questa cosa? Possiamo mettere delle luminite qua, sì. Bellissima idea, quindi luminite, vieni qua che sei sempre d'aiuto, grazie. E ti mettiamo qui, così. Ok. Spostare così, per terra. Oppure mettiamo qua così. No, per terra è più bella. Idea qua, guardate che idee bellissime che mi vengono, mamma mia. Voglio il premio, voglio. Ok, quindi mettiamo leva, lampada. Perfetto. E guardate un po' che bello. No. Vabbè, se vuoi metterti storta, tanto nessuno ti vedrà mai. Oh. Ditemi che non è bello. Guardate. Poi non so se volete fare delle modifiche, scegliete voi. Lì perché non arrivo però l'acqua, non arrivo. Perché non bagno qua? Non lo so. Ah, dovrebbe arrivare. Sì, dovrebbe arrivare là. Boh, vabbè, ci metterò più tempo. Ok, quindi. No. Facciamo così. Ok, qua ripiantiamo il grano, qua mettiamo questo, perfetto. Guardate che casa di lusso, wow. Qua sopra abbiamo così e poi scendiamo, wow, qua che bello. Ora l'unica cosa che ci rimane da fare è abbellire un po' questi interni, anche se comunque dipende da voi come preferite. Ad esempio qua possiamo metterci, non so, un quadro. Vediamo, un quadro, eccolo qua il quadro. Possiamo metterlo qua, così, no, così grande no, magari ecco così, un quadro piccolo così, qua possiamo mettere, non lo so, delle scale di cosa? Sempre di betulla, starci di betulla sempre, sì, no, te rimettiti subito, così, perfetto. Qua così come comodino, magari ci mettiamo un bel vaso con un bel papavero. Che sappiate che se scrivete fiore non vi vengono fuori fiori, non vi vengono fuori alcuni. Abbiamo appena visto, anzi, no, il papavero no. Ops, il papavero no. Ci mettiamo un altro fiore, un bel. Tulipano, no, un dente di leone, un bel dente di leone, guardalo. Poi qua ci possiamo mettere delle staccionate di quercia scura, perché ormai di quercia scura, qua così, no, no, però lì c'è la scala, ma io lì la scala la toglierei anche, visto che stiamo abbellendo dentro, possiamo mettere questo. Ok, così, più, e così qua ci possiamo mettere la staccionata che fa, ecco, e fa così, e ci metterei anche delle foglie di quercia. Se ovviamente volete fare questa casa in survival e vi state chiedendo, ma io come le prendo le foglie di quercia? Ecco, tranquilli che le foglie di quercia le potete prendere con tocco di velluto. Ok, così mi piace. Qua cosa possiamo mettere? Questo così, no? Non lo so, qua però mi sembra spoglio. Quindi possiamo mettere, ecco, magari possiamo mettere, non so, una fornace e una cesta. Magari qua possiamo metterci una fornace con una bella cesta per contenere tutte le nostre belle cose. Magari ci mettiamo dentro un bel dente di leone. Oh, wow! Così uno arriva e dice, oh wow, un bel dente di leone, sì, me lo prendo subito, wow. Ah, ma ce l'ho già lì, quindi non mi serve niente. Bene ragazzi, io spero che veramente questa casa vi piaccia, perché ci ho messo veramente un sacco a idearla, ma poi anche a costruirla, e come avete visto si buggava più volte, anche prima con le scale, non ho capito perché.
Però fa niente, dai. Quindi non so, lasciate un commento per dirmi la vostra qua. Ecco, ve l'ho detto che si sta buggando tutto oggi. Ah, qua ovviamente ci vanno gli scalini, io non so più cosa sta succedendo. Ok, quindi veramente spero che vi piaccia. Qua abbiamo la nostra luminite nascosta dalle botole, e poi qua sotto vi ho detto va molto bene in survival perché avete la vostra farm di grano. Quindi, beh, qua entra il sole e voi siete felici e contenti. Mi raccomando, lasciate un like se questa casa vi è piaciuta e noi ci vediamo in un prossimo video, magari di tutorial, di una mappa, di Minecraft, non lo so. Voglio portare Minecraft in questo periodo, quindi ciao! We'll be right back.